Allora, partiamo da un articolo che è apparso sul Messaggero di Viterbo qualche giorno, adesso la regia lo preparerà e lo farà vedere, perché Novax Viterbesi contro i medici di famiglia titola richiesta assurda per l'esenzione, tante ricusazioni. È un articolo che ci ha un pochettino solleticato la curiosità e siamo andati a vedere. Siamo andati a vedere e scavando abbiamo anche trovato che il fenomeno non è soltanto limitato a Viterbo, ma è un fenomeno che si è espanso più o meno in tutta Italia. Cioè, sono delle diffide mandate da assistiti verso i medici che li obbligano a fare delle cose. E ovviamente a Bologna, il direttore generale della ASL di Bologna, andiamo a vedere, ha avuto più o meno lo stesso problema, ma ha avuto problemi all'interno degli hub vaccinali. E questo è quello che ha detto, ovviamente, che gente che si presenta praticamente con avvocati, con registratori, ovviamente non so per quale motivo registrano, fanno domande, e quindi creano un problema a livello locale. Questo qui lo ha detto il direttore sanitario dell'ASL, Lorenzo Roti di Bologna. E questa sera allora l'abbiamo invitato, l'avvocato Lindo Cazzolla, benvenuto, benvenuto con noi questa sera. Grazie, dottor Pirro, un saluto a lei e ai telespettatori che ci stanno seguendo. Allora, sempre da Milano c'è sempre il miserendino, ovviamente, che mentre gli altri dello studio hanno fatto posto, ma lui non deve fare posto, ma il miserendino ce l'abbiamo sempre da Milano collegato. Allora, alcuni colleghi ci hanno scritto e sono stati battezzati da diffide a fare determinate cose. Avvocato Cazzolla, ha fatto un'analisi di questo problema? Che cosa sta succedendo? Guardi, dottor Pirro, ho avuto la possibilità di leggere alcune lettere inviate ai medici di medicina generale che, a mio sommesso avviso, sono ingiuste, soprattutto per il grande lavoro che i medici di medicina generale stanno svolgendo in queste settimane. Queste lettere contengono delle intimazioni nei confronti dei medici di medicina generale affinché effettuino delle prestazioni sotto comminatoria di eventuali azioni legali. Premesso che non condivido questa impostazione, probabilmente chi ha scritto queste lettere ha dimenticato quelli che sono i capisaldi ai quali deve informare la propria attività professionale il medico a livello generale. E mi permetterò, dottor Pirro, di ricordarli, non certamente a lei, ma ai telespettatori che non sono medici e che probabilmente disconoscono questi principi. Preliminarmente, il medico deve, anzi è, libero, autonomo, indipendente è responsabile nella sua attività professionale. La sua competenza è diretta, specifica, esclusiva e non delegabile. Il medico non può essere sottoposto a condizionamenti di qualsiasi natura. Il medico non può effettuare prescrizioni su richiesta dell'assistito al solo fine di compiacerlo. Ricordiamoci anche che il medico, come tutti i professionisti, svolge una prestazione d'opera intellettuale, per cui non ha un'obbligazione di risultato. Traduco, lei, dottor Pirro, ha l'obbligo di curare i suoi pazienti, non di garantire la loro guarigione. Io, avvocato Cazzolla, ho l'obbligo di patrocinare i clienti che si affidano a me, non ho l'obbligo di garantire il buon esito del procedimento. Non dimentichiamo anche che il medico ha la possibilità di rifiutare la propria opera professionale quando gli vengono richieste delle prestazioni che sono in contrasto con i suoi convincimenti tecnico-scientifici o con la propria coscienza. Questo dice il codice deontologico. Ecco, una cosa volevo dire, una precisazione proprio su questo.
il medico non può, non è che non deve, non è obbligato, fa di tutto per raggiungere l'obiettivo, ma noi sappiamo che la medicina, purtroppo, in questo periodo proprio particolare, non è infallibile, cosa che i media la fanno diventare la ungolo di infallibilità. Purtroppo ci sono malattie o eventi che non possono essere trattati e curati anche con la presenza del medico. Vi faccio un esempio: se uno si butta dal quarto piano, vabbè, ma c'è il medico. Il medico non può fare niente se quello si sfracella sulla strada. Miserendino, questa coercizione apre un altro fronte dal punto di vista del rapporto medico-paziente. È chiaro, c'è praticamente la pressione sul medico dopo che c'è il paziente che sente su di sé la pressione, devo vaccinarmi, vorrei evitarlo. Dall'altra parte ci sono delle diverse modalità per il paziente di approcciarsi al medico. Io sto vedendo che dopo mesi in cui i pazienti chiedevano di essere esentati per vari motivi dalla vaccinazione, adesso stanno arrivando delle richieste, starebbero perché io non ho avuto modo di vederle, in cui si chiede al medico di dire, di giurare che il paziente si può vaccinare, insomma, è una L'abbiamo sorta di noi, adesso le provocazione. facciamo vedere nel proseguio, più avanti le facciamo vedere queste cose qui. Le abbiamo comunque e ci sono. E chiedevo all'avvocato però, da una parte, quali sono i risvolti per un medico che si fa piegare dal paziente a un'esenzione che proprio gli fa schifo, e dall'altra parte, invece, quali sono le conseguenze per il medico che non può dire una cosa falsa, dici, o comunque estremamente problematica perché non ha il 100% di probabilità di andare, il mille per mille di andare bene la cosa. Potrebbe succedere che, insomma, il medico non può prendersi la responsabilità del sistema immunitario del paziente. Il medico E non è anche Dio, lì, insomma, ecco. anche lì però, se un medico attesta qualcosa in questo senso, è un po' rischioso. Quindi vorrei un po' capire i due confini. Il medico sta sopra un dirupo e c'è burrone da una parte e burrone dall'altra. Dottor Miserendino, a me non risulta nessuna norma che imponga al medico di medicina generale di prescrivere il vaccino. A me non risulta nessuna norma che imponga al medico di medicina generale di prescrivere degli esami prodromici al fine di scongiurare un pericolo per la salute a seguito della vaccinazione. A me non risulta nessuna norma che impone al medico di medicina generale di garantire che a seguito della vaccinazione non possano verificarsi eventi avversi, reazioni individuali, eventi sospetti, complicanze. Ricordiamoci tutti che ognuno di noi ha una propria soggettività biologica, per cui ritorniamo all'obbligazione di risultato. Non si può chiedere al medico attesta che io a seguito del vaccino non avrò nessun problema. È impossibile, oltre che scientificamente, anche legalmente. Ecco, una cosa sulle prescrizioni, no, è giusto, per una cosa sulle prescrizioni, la dobbiamo dire perché, poi le facciamo vedere, perché adesso concentriamoci sull'aspetto giuridico, perché avendo l'avvocato qui in studio, ovviamente io mi concentro su quell'aspetto, poi sul tecnico ci andiamo a vedere. Viene richiesta la prescrizione del vaccino, e questa è l'ultima frontiera, come ha detto giusto Miserendino, si è passati dal volere l'esenzione alla richiesta della prescrizione del vaccino. È vero questo qui che siamo arrivati abbiamo scavallato praticamente, dice non c'è nessuna norma che obbliga. C'è nessuna norma, né il medico può sottostare a un simile condizionamento. Non esiste. Ecco, molti chiedono di emettere una prescrizione limitativa obbligatoria ai medici, no? Perché nel foglietto illustrativo pare che c'è questo, ma
La ricetta limitativa e la prescrizione limitativa ai fini legislativi è una ricetta che viene erogata solo ed esclusivamente da medici specialisti competenti o a determinati ambienti ospedalieri. Quindi è una ricetta che sì, va in farmacia, ma non può essere prescritta dal medico di famiglia. E questo è un altro vulnus da andare a capire, perché molti dietro la questione mi devi fare la ricetta e poi la ricetta non esiste perché giustamente il vaccino non è ovviamente prescrivibile in nessun ambito, perché non è che lo vendono in farmacia. Dottor Pirro, mi permetto ancora una volta di, come dire, fare riferimento al suo codice deontologico. Il medico, dice il codice deontologico vostro, dei medici, è tenuto a rilasciare su richiesta dell'assistito un certificato che attesti il suo stato di salute sulla base di che cosa? Di dati anamnestici raccolti oppure di rilievi clinici direttamente constatati o oggettivamente documentati. Se noi andiamo a vedere il provvedimento, il decreto legge 172 del novembre del 2021, quando si parla di o meglio, di esenzione o differimento della vaccinazione, si parla di caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate oggettivamente, attestate dal medico di medicina generale. Questo, ripeto, si riaggancia a quello che ho detto precedentemente, ovvero che il medico deve essere libero, autonomo, indipendente in quello che attesta, documenta o prescrive, senza alcuna pressione psicologica. E ovviamente qui c'è una cosa che volevo chiedere a Miserendino. La certificazione il medico la deve fare su richiesta dell'assistito, però non può certificare o emettere una certificazione su una richiesta fasulla. Se uno mi chiede, ad esempio, di fare una certificazione di malattia quando la malattia non c'è, io quel certificato non lo faccio, ma non ometto niente in quel momento. Se una non posso certificare quella cosa che vuole essere certificata dall'assistito, io non lo posso certificare come quella che abbiamo detto prima e che richiedono di dire che perché non lo posso certificare in quanto non ho le basi per certificare e quindi non lo metto. Quindi l'omissione di atto d'ufficio, che è quella che viene sbandierata a destra e manca, cade nel momento che mi viene chiesto un certificato non rispondente alla realtà. Anzi, non commetto un reato. Non commetto niente, anzi è un'attività prudenziale perché non ho la possibilità di obiettivare. Dottor Miserendino. E ha detto tutto lei, nel senso che effettivamente in questo caso c'è una mia richiesta di paziente su un qualcosa che non è documentabile, e dall'altra parte c'è il medico che, se documenta qualcosa che non è documentabile, penso incorra in qualche problema, almeno dal mio punto di vista, così il re degli ignoranti. E dall'altra parte invece penso che se il medico omette non è un'omissione fatta contro l'interesse del paziente, ma tutto sommato è riconducibile al suo interesse. Questo io mi limiterei a questo, però mi pongo una domanda perché è un caso che mi riguarda abbastanza da vicino. Una persona a me cara che ha avuto una reazione avversa, non più documentata perché è uno shock anafilattico curato dal medico di famiglia nel 1974, che ora a tanto tempo di distanza vorrebbe far valere per non vaccinarsi. E siccome il tempo di distanza è tanto, ci sono tanti e tali di quei problemi che effettivamente poi bisogna andare a convincere anche la persona in particolare. In questo caso effettivamente il medico non ha armi,
non armi perché deve ascoltare e fa fede quello che gli dice il paziente, ma fino a che punto e fino a che punto poi si può convincere che tutto sommato però quel vaccino è completamente diverso e può essere fatto? Ovviamente questo l'abbiamo appurato e accertato, che ci sono le induzioni e l'abbiamo valutate. A questo punto però non si può, in tutto questo bailam che si è venuto a creare, perché noi ci collochiamo, l'abbiamo visto all'inizio della trasmissione, abbiamo visto le file delle ambulanze, gli ospedali sovraccarichi, una situazione di stress, una turbativa in un servizio pubblico essenziale e fondamentale. Questo lo chiedo al legale, non tanto psicologicamente è uno schifo, ma dal punto di vista legale. Dottor Pirro, mi permetta di un piccolo inciso. Il medico non può rilasciare nessun certificato attestato su richiesta dell'assistito solo per compiacerlo. Ricordiamoci anche che il rapporto tra medico di medicina generale e assistito è un rapporto che si basa sulla reciproca fiducia, su una relazione tale per cui se il medico, sulla libertà di scelta, se il medico di medicina generale ritiene che questo rapporto di reciproca fiducia si sia interrotto, può risolvere la relazione con il suo assistito. Riguardo alla configurazione di un eventuale reato di rifiuto di atti di ufficio a un duplice titolo, rifiuto di atti di ufficio, omissione, articolo 328 del codice penale, ritengo che non ci siano assolutamente in queste situazioni gli estremi per configurare una tale fattispecie criminosa. Per quanto riguarda i medici, che li capisco, si sono sentiti turbati, sconvolti, hanno perso la serenità, è giusto che facciano le dovute valutazioni per, ritenere che possano esserci degli sbocchi per eventuali azioni di autotutela e anche per recuperare la serenità che hanno perso. Io dico una cosa, quando ci sono questo genere di cose, la serenità è fondamentale. Questo lo dico da medico, sinceramente, lo posso dire da medico, lo posso continuare a dire, adesso poi Mauro vediamo se mi dà ragione su questo. Un medico non sereno, e siamo arrivati purtroppo a questo punto, l'abbiamo detto, le gegelle, cioè, siamo arrivati a questo punto che il medico non ha più la serenità di curare. E quando tu levi a un medico una serenità di curare, io dico che la sanità italiana è defunta, perché non hai più quel distacco che c'è per poter prendere la decisione giusta. È una decisione sbagliata, può essere sbagliata anche per decreto. Dottor Miserendini. E qui il problema è proprio questo, la informazione è un altro diritto fondamentale, sanità e quarto potere sono stati dati in mano a delle organizzazioni che quindi prendono dei professionisti e li impiegano con rapporti di dipendenza o subordinazione, proprio perché sia i sanitari, i manager delle ASL, Servizio Sanitario Pubblico in questo caso, sia gli editori che svolgono un pubblico servizio, e fanno un qualcosa di cui la gente ha fondamentale bisogno. L'editore è un po' come un privato convenzionato che non prende soldi, però effettivamente il medico è stato in qualche modo messo un po' all'angolo da tutta una serie di indirizzi anche della giurisprudenza europea anni 90 che hanno invertito l'onere della prova, e dall'altra parte l'editoria, e io faccio il paragone perché a me sembra molto calzante, è stata messa all'angolo dal fatto che la maggior parte del mondo giornalistico ormai è slegato dagli editori, o comunque ha un rapporto di collaborazione che ne fa un libero professionista, e anche qui si cambia, le spalle non sono più coperte. Laddove non ci sono le spalle coperte, il tipo di rapporto di lavoro è problematico, perché uno con le spalle non coperte, da una parte non si può sovvenzionare viaggi o inchieste, cosa fa il crowdfunding, è difficile riuscire a farlo per ogni lavoro che si deve fare, e non si può sovvenzionare, e d'altra parte non può difendersi da denunce
fino in fondo, o comunque cerca in qualche modo di fare delle azioni difensive durante il suo lavoro. Questo succede nell'editoria, succede quindi diciamo il diritto all'informazione, c'è cioè nel diritto alla salute. Ci sono dei diritti minacciati non in Italia, ma in tutto il mondo civile, e dei diritti che dovremmo ricominciare a difendere con forza, a partire dalla medicina, che è più forte in questo caso nel suo rapporto di convenzionamento e di subordinazione rispetto a un pubblico servizio, ma a continuare con tutte le altre professioni protette, perché purtroppo non è che sono i professionisti protetti una casta, ma e anzi chi lo dice dimentica che c'è un diritto da tutelare. E proprio questo dico, perché poi io vorrei dare anche un qualcosa, perché noi andremo avanti a fondo di questa questione, non è che ci fermiamo qua, perché adesso io vorrei, questo filmato lo manderemo agli ordini dei medici, lo manderemo in giro, lo manderemo a tutti quanti, perché poi alla fine quando si è in uno stato di emergenza e si sta lavorando, se tu è come i pompieri che stanno a spegnere l'incendio, un altro arriva con lanciafiamme a bruciargli il sedere, scusatemi, abbiamo un attimo necessità, e quindi daremo poi adesso dei numeri della redazione per farci venire tutte quante le cose che arrivano, e noi prendiamo e vediamo e decidiamo cosa fare poi alla fine, perché poi le daremo alle associazioni sindacali, le daremo all'ordine, le manderemo in procura, questo lo vediamo, però intanto un servizio noi lo facciamo. Io ringrazio l'avvocato Cazzolla. Grazie a lei, dottor Piero. Adesso noi ci fermiamo un secondo, perché dobbiamo fare, ovviamente lo studio dobbiamo far rientrare il Sabatini per spegnere quello, rientrare il buono, due secondi, ci vediamo tra due secondi proprio qui, torniamo perché continuiamo a parlare, andremo a chiedere ovviamente e andremo a vedere cosa è successo veramente a livello locale lì a Viterbo.